This is for new levels. Nuova EQE SUV 100% elettrica. Scopri di più su mercedesbenz.it. Il Brescia, dell'ancora presidente Cellino e del tecnico Castaldello, al termine di un'estate tormentata, è riuscito ad ottenere la riammissione al campionato cadetto. Ripescaggio ottenuto, la società bresciana ha cercato di potenziare la squadra, che comunque sul campo era retrocessa nel play-out con il Cosenza, malgrado fosse partita con ambizioni di promozione in Serie A. Sono arrivati tra gli altri Dijkman e Moncini dalla Spal, Pagherla dalla Ternana, Fares dal Lazio, Bjarnason dal campionato norvegese, ma con grande esperienza nella Serie B italiana, Borrelli dal Frosinone. Rondinelle bresciane nella partita con la Feral Pisalò, pareggiata 1-1, hanno giocato con il 3-5-2. Il portiere era Lezzerini, i tre difensori centrali Papetti, Cistana e Mangraviti. I cinque centrocampisti da destra erano Dijkman, Bisoli, Paghera, Ndoi, Fares, le due punte Bianchi e Moncini. Nel corso della partita sono entrati Mandeloi al posto di Paghera, Holzer al posto di Ndoi, War al posto di Fares. Poi nel finale è entrato anche Borrelli al posto dell'infortunato Mangraviti. Dal sistema 3-5-2, nel finale del primo tempo, il Brescia ha cercato di ruotare inizialmente il suo vertice di centrocampo, passando a un 3-4-1-2. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Holzer, la sistemazione tattica del Brescia era più simile a un 3-4-2-1, con Holzer che occupava la parte e il ruolo di trequartista di destra a piede invertito. Nel finale della partita, negli ultimi minuti, dopo l'infortunio di Mangraviti, con l'ingresso di Borrelli, il Brescia è passato a una sorta di 4-2-4 che comunque ha dato il frutto sperato per la società biancazzurra, ossia il pareggio. Per quello che riguarda le individualità della squadra bresciana, possiamo dire che Bisoli e Cistana sono i due giocatori più rappresentativi. Cistana è il leader difensivo dei tre centrali e Mangraviti e Papetti hanno, a nostro avviso, un rendimento diverso quando c'è Cistana ad aiutarli. Bisoli è uno dei centrocampisti che nel corso degli anni si è dimostrato più forte in Serie B. Così come Dijkman, il neo arrivato dalla Spal, è stato per diverse stagioni uno dei migliori esterni difensivi sia con la difesa a 4 che come quinto di centrocampo. Fares, proveniente dalla Lazio, ha forse perso definitivamente il treno per una permanenza continuativa in Serie A, ma quando attacca riesce a creare problemi alle difese avversarie, ha qualche problemino in più nella fase difensiva. A Terni dovrebbe essere sostituito con Ward. In fase di non possesso il Brescia si ritrae all'indietro formando un blocco compatto. Rispetto al 3-5-2 degli avversari però si è notata una certa difficoltà ad andare a prendere il centrale di difesa e il play basso. Verso il finale del primo tempo, come dicevamo, il Brescia ha cercato di spostare in avanti il vertice del suo triangolo di centrocampo, lo stesso settore che all'inizio del secondo tempo è stato cambiato per due terzi ed è stato cambiato anche come disposizione. Con i suoi braccetti difensivi la squadra bresciana ha dimostrato di soffrire la fisicità di Butic e soprattutto quella di Lamantia, apparso dominatore nei palloni aerei. In prima costruzione il Brescia alterna costruzione con tre centrali con Cistana in mezzo a quella con due, Cistana di lato a destra e Papetti largo con Dijkman più alto. I biancazzurri di Castaldello giocano il pallone, i difensori partecipano attivamente, i centrocampisti hanno una buona tecnica ma forse sono un po' compassati e statici nell'interpretazione del ruolo, quindi sembra evidente una certa difficoltà ad attaccare la difesa schierata. Le cose sono migliorate molto da questo punto di vista con l'ingresso di Holzer nel secondo tempo, dotato di tecnica e fisicità e ritmo soprattutto adeguati a risolvere questa problematica. Negli angoli contro abbiamo visto una soluzione non nuova ma che viene usata sempre di meno dalle squadre
professionistiche, ossia la difesa mista zona uomo, con un giocatore disposto nella zona del primo palo, tre giocatori a zona sulla linea dell'area piccola, più quattro marcature contro quelli che erano i cinque saltatori della Feral Pisarò. In vista della partita di Terni c'è il dubbio di Cistana, che comunque dovrebbe farcela, di Mangraviti. Come abbiamo detto, Farese dovrebbe essere sostituito da War, e staremo a vedere se il tecnico Castaldello deciderà di premiare il buonissimo secondo tempo di Holzer, giocatore ex delle giovanili del Milan e a suo tempo grande promessa, che speriamo per lui verrà mantenuta. Holzer potrebbe essere utilizzato nel ruolo che ha occupato nel secondo tempo, però ci sarebbe a quel punto un cambiamento di sistema dal 3-5-2 al 3-4-2-1, ma potrebbe anche essere utilizzato nei tre di centrocampo. Vediamo quale sarà l'eventuale coppia in avanti, ma crediamo che sarà confermata quella formata da Bianchi e Mancini. Quindi il tema, se il Brescia confermerà quello che è stato il suo sistema di riferimento, ossia il 3-5-2, sarà come le squadre si andranno reciprocamente a prendere, e soprattutto come risolveranno il problema del vertice basso che, con due 3-5-2 che si affrontano, godrebbe inizialmente di una certa libertà.